Ci sono. Un eroe patriottico. Un eroe patriottico che indossa i colori della propria bandiera. Ci sono. Un bel film sui pirati. I pirati non passano mai di moda. Quando è stata l'ultima volta che qualcuno non ha fatto un bel film sui pirati? Ah già, l'anno scorso. L'anno scorso. Un viaggio nel tempo. Un bel viaggio nel tempo, sì, i viaggi del tempo non passano mai di moda. Magari con un personaggio giovane, un personaggio anziano, magari uno scienziato pazzo, e per spostarsi nel tempo utilizzano una macchina, magari un'auto d'epoca, una DeLorean. E sì, sì, un bel viaggio del tempo, che bella idea. Grande, grande idea, grande, grande gioco. La macchinetta non funziona. Sei 9 mesi del mio stipendio li ho spesi tutti qua. Ogni giorno, ogni santo giorno, io per questa macchinetta ci sono. Sai, è presente quando avete cambiato il filtro della macchinetta e faceva un caffè orribile? Ecco bene, io c'ero lo stesso per questa macchinetta. Per questa macchinetta io c'ero lo stesso. Anche... le rifaccio da capo. Diciamo che ho avuto qualche piccolo problemino tecnico nel montaggio. Poco la distanza di un mese e mezzo dall'ultima volta che ho aperto il progetto, alcuni file sono stati perduti. E sinceramente non mi ricordo dove possa averli messi. In ogni caso, il finale doveva essere il signor S che, chiamando il suo capo, risolve tutti i suoi problemi. Ovvero gli racconta la storia di ciò che gli era successo e il capo, trovando geniale questo suo racconto, gli dice di scrivere una sceneggiatura. Pensandoci bene, ora come ora, io e quel ragazzo abbiamo alcune cose in comune. Ovvero, entrambi avevamo un progetto, entrambi avevamo poco tempo per farlo ed entrambi non si è riusciti a consegnarlo al meglio delle nostre possibilità. L'importante però è stato fatto, ovvero fare un corto, consegnarlo e per lui semplicemente scrivere una sceneggiatura.